Benvenuti alla Scienza con i supereroi, la serie con la quale cercherò di raccontarvi la scienza insieme con i fumetti dei supereroi. Ovviamente parleremo soprattutto di fisica, però ci sarà spazio anche per la matematica e la chimica, proprio come succederà, anche se solo di sfuggita, in questo primo episodio. E in questo primo episodio, che possiamo considerare come il primo capitolo del primo libro, ci andremo ad occupare di Flash, ma non di un Flash qualunque, del primo Flash in assoluto, Jay Garrick, che ha fatto il suo esordio nel gennaio del 1935 su Flash Comics numero 1, ideato da Gardner Fox ed Harry Lampert. Il primo Flash deve i suoi poteri a un incidente avvenuto nel laboratorio di chimica della Midwest University, dove Jay era studente. In particolare, almeno stando a quanto dice il medico che ha soccorso il giovane all'inizio della storia, subito dopo l'incidente, potrebbe essere stata proprio l'acqua pesante ad aver giocato un ruolo fondamentale nel fornire a Jay i suoi poteri di supervelocità. In particolare l'acqua viene detta dura quando presenta un alto contenuto di minerali al suo interno. Ciò succede in particolare quando l'acqua percola attraverso rocce ricche di metalli o altri minerali come calcio e gesso. Sembra ci siano dei piccoli benefici nel bere dell'acqua potabile dura, ma nulla di così eccezionale come avviene a Jay Garrick nella sua storia d'esordio. In ogni caso, una caratteristica chimica dell'acqua dura è la presenza di ioni positivi, in particolare quelli di calcio e magnesio. Fatta questa breve premessa dal punto di vista della chimica, addentriamoci un po' meglio invece nella fisica dei velocisti scarlatti, iniziando con un'impresa particolare che venne immortalata sin dalla copertina di Flash Comics numero 1, ovvero afferrare al volo le pallottole. Come ci viene raccontato già, come detto, dalla copertina di Flash Comics numero 1, ma anche leggendo l'interno dell'albo, Flash è in grado di afferrare al volo le pallottole sparate, per esempio da un fucile, da una pistola, da un mitra, da alcuni gangster che si trovano su un'auto che sta correndo lungo la strada. Ora immaginiamo un proiettile di all'incirca 4 grammi sparato da un fucile a una velocità di 900 metri al secondo. Il nostro eroe, per afferrare il proiettile al volo, ha due modi: andare incontro al proiettile in una direzione verso opposti a quelli del moto del proiettile, oppure avvicinandosi invece da dietro rispetto a direzione e verso del proiettile. Il modo più semplice per afferrare la pallottola in volo è avvicinarsi a essa dal di dietro. In questo modo, infatti, muovendosi per esempio alla stessa velocità del proiettile, in pratica il proiettile gli sembrerà fermo e quindi potrà afferrarlo tranquillamente, proprio come noi che siamo in grado di afferrare una matita che si trova, per esempio, posta sul tavolino del treno su cui stiamo viaggiando. Questo perché in questo caso entrambi gli oggetti, cioè sia Flash sia la pallottola, si stanno muovendo alla stessa velocità, i 1700 km/h circa del moto della pallottola. E quindi, appunto, Flash è in grado tranquillamente di afferrare il proiettile. Il segreto qui non sta solo nel concetto dei sistemi relativi, ma anche in un principio, il principio di inerzia, scoperto da Galileo Galilei nel 1600. Un corpo non sottoposto all'azione di una qualche forza resta nel suo stato di quiete o di moto, fino a che non interviene una forza esterna per modificarlo. Ora ci possiamo porre la domanda: ma se Flash si avvicina dal davanti? In questo caso ovviamente la situazione è più complicata, perché se vogliamo il moto del proiettile rispetto a Flash, attenzione, rispetto a Flash, è praticamente doppio, o più in generale sarà dato dalla velocità del proiettile più la velocità che Flash utilizza per avvicinarsi al proiettile.
Esiste però una situazione molto particolare nello sport che ci aiuta a capire come invece in questa situazione Flash potrebbe afferrare tranquillamente la pallottola. Avete presenti i guantoni di baseball molto particolari, un po' piegati? Beh, questo modo di costruire i guantoni da baseball serve per aiutare chi lo indossa quando deve afferrare la pallina in maniera tale da muovere in direzione, nella stessa direzione con cui si sta muovendo la pallina e quindi poterla afferrare. Cioè, far sì che solo la mano faccia esattamente la stessa cosa che invece Flash fa nel primo caso, cioè quando si muove verso la pallina nella stessa direzione e verso. Per cui, se sono in grado di farlo i giocatori di baseball, a maggior ragione è in grado di farlo Flash con i suoi superpoteri. Siamo quindi arrivati alla fine di questo primo episodio. Spero di avervi interessato abbastanza perché possiate, per esempio, iscrivervi al canale e attivare la campanella per ricevere le notifiche su tutti i nuovi video caricati, inclusi quelli della serie della Shenz, quindi supereroi. Ovviamente in descrizione trovate sia l'articolo specifico relativo a questa puntata, sia il link a cui potrete leggere tutti gli articoli appartenenti alla sottoserie Quelli che cavalcano il fulmine, su cui si basa questo e i prossimi video su Flash, che costituiscono praticamente la prima, diciamo così, stagione della Shenz con i supereroi. Detto ciò, un sentito saluti a tutti!